Questa è la storia di uno straordinario processo per omicidio tenutosi a Filadelfia circa un secolo fa. Un evento che ha sconvolto la storia delle leggi marittime. I personaggi sono tuttavia immaginari e non devono essere confusi o identificati con persone realmente vissute. Graziosa Maestà. Il processo a Michael Taylor è giunto alla conclusione. Vostra Maestà continua a dimostrare profondo interesse per questo caso straordinario, il che per me è di enorme soddisfazione. Spero di poter essere fino alla fine solo un osservatore silenzioso, ma se il verdetto dovesse apportare una delusione alle aspettative del governo di Vostra Maestà, la finiremo più tardi. Onorevoli magistrati di questa corte, signori della giuria, mai in tutta la mia lunga carriera mi ero trovato alle prese con un crimine di tanta spietata atrocità come quello di cui questo prigioniero è accusato. Signori della giuria, il nostro compito qui oggi è molto delicato. Questo caso non ha precedenti nella storia della legge del mare. Niente di simile è mai stato affrontato prima da un tribunale. Dunque, signori, quando persone comuni come voi e me si imbarcano su una nave per un lungo viaggio, sono indifesi come dei bambini e sono in totale balia degli ufficiali e dell'equipaggio. Ma il prigioniero era invece un esperto uomo di mare. Ne conosceva ogni segreto quando si assunse la responsabilità dei sopravvissuti della William Brown. Una ventina di sopravvissuti sono in aula e hanno testimoniato che costui li salvò. Ma non dimenticate che salvò anche se stesso. E le 18 persone che erano sulla William Brown e che potrebbero essere ancora in vita, dove sono? Suo marito. Il padre di quel bambino. È l'unico figlio di quella donna. Dove sono? Non sono qui, non possono testimoniare perché furono soppressi con piena volontà e con lucidità proprio dalle mani di quest'uomo. 18 anime. 19, se vi includiamo il tenente Territon. La sua morte violenta ci è stata qui descritta dalla sorella Margaret Territon. Ricordiamocene e potremo capire perché il prigioniero non abbia detto una sola parola in sua difesa. Perfino i suoi saggi ed esperti difensori sono solo stati capaci di ribattere debolmente e gli ne ha salvati tanti quanti ne ha uccisi. Guardiamo alla realtà. Chi è il prigioniero? Cosa può confermarci questa sua filantropia? Qual è la sua professione? Mercante di schiavi. Si imbarcò sulla William Brown per un bieco commercio, procurarsi degli schiavi. E saperlo vi dà l'impressione di avere di fronte un filantropo? Un generoso e intrepido salvatore di vite umane? No, di sicuro. Ce lo mostra per quello che è. Un incredibile egoista, uno spietato assassino, uno sterminatore! Non è vero! George, per l'amor del cielo! Non è un assassino! Perché non volete ascoltarmi? Silenzio! La giuria vi ha ascoltato, ora tacete! Non posso, non voglio! Mi ha salvato la vita e quella di mia madre! Ed anche la sua vita. E la mia. Ed anche la mia. È un assassino chi spezza una vita umana, anche se per salvare la vostra o la vostra. È l'unica cosa che gli restava da fare. Solo Dio ha questo diritto. Non si possono salvare vite eliminando le altre. Allora voi cosa avreste fatto al posto di Taylor? Non quello che fece lui. Avreste consultato il regolamento? Non sono qui per ascoltare insolenze. Allora sedetevi. Signori, signori, vi prego. Guardie, guardie, sgombrate l'aula.
Il verdetto della giuria è unanime e dichiara il prigioniero colpevole di omicidio. Che il prigioniero venga rinchiuso nella sua cella fino alle 10 di domani mattina, momento in cui la corte pronuncerà la sentenza. Vostro Onore, vogliate ascoltarmi? Come rappresentante di Sua Maestà la Regina d'Inghilterra, permettetemi di rilasciare una dichiarazione in relazione con questo caso. Ecco le mie credenziali. La procedura non è certo usuale, ma se qualcosa potrà far luce su questo caso, la Corte ne avrà beneficio. Procedete, signor Woodley. Esistono circostanze connesse al passato del prigioniero che il governo di Sua Maestà pensa voi dobbiate tenere in considerazione prima che la Corte emetta la sentenza. È vero che Michael Taylor era implicato nel commercio degli schiavi africani. Il mio governo si interessò al suo operato quando egli fu catturato a bordo di una nave negriera. Silenzio! Ho detto silenzio! Volete piantarla? Morire, dormire niente più e con un sonno por fine alle doglie del cuore e alle offese che son retaggio della carne. È una fine da desiderare devotamente. Morire, dormire, dormire e forse sognare. Nagin! Nagin! I soliti incubi, vero? Già. Ho sognato di nuovo di cadere in acqua. Andavo sotto per la terza volta quando tu mi hai salvato. Grazie, Nagin. Dimmi una cosa. Dal momento che l'acqua ti fa così paura, perché hai scelto il mare per vivere? Per provare a me stesso che l'acqua non mi fa paura. Ma ho paura. Che stai leggendo? La tragedia d'Amleto. E di cosa tratta? Parla di un uomo che non riesce a prendere decisioni, ecco la tragedia. Non riesce a decidere cosa? Non riesce a capire se vuole vivere oppure morire. Essere o non essere. Come quei negri incatenati nella stiva. La maggior parte non sa ancora se vuole vivere o se preferisce morire. Ecco quel che si guadagna a leggere i libri. Rammolliscono. Stai diventando un po' troppo sentimentale. Sei tu il romantico. Ti sbagli, amico. Dimmi allora perché porti la fede di tua madre come orecchino. Questo qui. Solamente perché... Ecco, nel caso avessi bisogno di soldi... Mi faccio star zitti io, razza di scimuniti. Assaggiatelo! Il capitano Granley sta sfogando i suoi istinti. Già. Vi raddrizzerò a suon di frustate! Smettetela, stupidi negri! Basta, fermatevi, belve! Bene, sembra che sia riuscito a zittirli. Pauda, signor Taylor, presto correte, hanno preso il capitano, bisogna salvarlo. Ah.
Attenti, fate piano. La borsa dei medicinali, anche dell'acqua. Subito. Sì, signore. Lasciatemi stare. Ormai per me è la fine. Pod, prendete voi il comando della nave. Taylor, voi aiutatelo. Quando raggiungerete Savannah, darete il giornale di bordo e le carte della nave a Updike e Morgan. Ma se comparissero gli inglesi all'orizzonte, distruggete tutto. A meno che non abbiate la possibilità di affidarli a Tarrin. Hai capito che cosa voleva dirci? Sembrava un nome. Ma non l'ha completato. Dovrei essere addolorato per il capitano Granley, ma non è così. Se non lo facevano i negri, l'avrebbe fatto la ciurma. Che rotta abbiamo? Ad ovest. La sposterei a nord-ovest. E perché ci porterebbe su Sacondi? Ehi, Nagin, hai dimenticato cosa ci hanno detto a Lagos? Vieni qui. Guarda, il capitano Granley l'ha scritto sul giornale di bordo. Una nave inglese controlla Sacondi. Esattamente. Hai mai studiato strategia? No, non ho mai studiato niente io. Bene, ma supponi di voler nascondere un albero. Un albero? Ma come si può nascondere un albero? In un bosco. Ma questa nave non si trova in un bosco. Certamente no, ma... Dimmi, quante volte ti ha pedinato un poliziotto? Più di quanto tu possa immaginare. Allora dovresti sapere che è molto più sicuro seguirlo che averlo alle costole. Non ci avevo mai pensato. Che rotta stai seguendo? Ovest, signore. Punta a nord-ovest. Sì, signore. Se avvistiamo la nave inglese, la possiamo distanziare. Sicuro, sicuro, si può. Nagin, pensi che avrò mai un cervello come il tuo? Non sento più i pollici. Non voglio morire in mare. Non voglio. Sta zitto! Sento che i miei pollici stanno cedendo. Cadrò in acqua. Non voglio fare questa fine! Taci! Voi cosa ne pensate, signor Tarrin? Stiamo sprecando tempo, signore. Davvero? E cosa consigliate di fare? Buttarli a mare, come hanno fatto con gli schiavi prima che abbordassimo la loro nave. È un suggerimento dettato dall'istinto, ma che potrebbe venire considerato omicidio. Omicidio? Ma se sono schiavisti? Dal fiume Gabun facevano rotta per L'Avana e le navi non lasciano mai l'Africa con le stive vuote. Io voglio solo attenermi alle leggi della Marina. Non vi era alcuna traccia di schiavi e di conseguenza quegli uomini rimarranno appesi per i pollici finché non raggiungeremo Liverpool. Tirateci giù, parleremo. Liberate quegli uomini, signor Pelton. Subito, signore. Abbiamo imbarcato con noi Nagin in Costa d'Avorio mentre aspettavamo un carico di schiavi. La nave di Nagin affondò nella secca di Delawan. Allora il nostro capitano gli offrì un ingaggio. Fu un ingenuo. Si era arruolato su una nave negriera, ma lo comprese a bordo. Era troppo tardi.
Dopo 3 giorni di navigazione gli schiavi cominciarono ad agitarsi e iniziarono i guai. Vedete, i loro riti sono molto turbolenti. Fanno patto di restare sempre uniti. Quando il capitano se ne accorse, impugnò il gatto a 9 code e cominciò a farlo schioccare sulle loro schiene nude. Ma uno schiavo afferrò una sbarra di ferro che non era stata assicurata all'anello e con questa gli trapassò il cranio. Fu così che mi ritrovai io, capitano. Ma io non amo troppo la responsabilità. E così Nagin Taylor assunse lui il comando. Ho capito. E quanti schiavi avete gettato in mare? Nessuno. È un bugiardo. Signor Tarriton, voglio tutta la verità, signor Taylor. E io la sto dicendo. Vi erano 600 schiavi che non avevano chiesto di essere lì. La notte accostai e permisi loro di nuotare fino a riva. Perché? Perché l'avete fatto? Perché non posso veder morire un essere umano. Questa è bella. Un negriero che tiene alla vita degli schiavi. Signor Tarriton! Non vorrete credere a questa storia, signore. Sapete che avrebbe potuto distanziarci con la sua nave, vero? Certo, signore. Bene, visto che poteva tranquillamente volar via, non avrebbe rischiato la vita. Invece è qui, quindi dice la verità. O avete ancora dei dubbi? Io sono certo di una cosa, signore. È lui il capitano incaricato della Blackbird. Il capitano della Blackbird era Paul Greenley. Un'altra menzogna. Il capitano Greenley è uno degli uomini più ricchi in questo settore e supervisiona personalmente una stazione. Sì? Sembra che ne conosciate bene la fama. Chiunque abbia a che fare con il mare conosce Paul Greenley. Io no. Non l'ho mai sentito nominare. Il giornale di bordo della Blackbird, signore. Bene. Apponeteci i sigilli. Verrà consegnato alle autorità competenti quando sbarcheremo. Bene. Lucy Lister, I never kissed her, but she had a sister, yo-de-yo-de-yo. Plump Sadie Danker, yo-de-yo-de-yo, hung like an egg. Che strana procedura, un ufficiale inglese che porta l'acqua ai prigionieri. Ecco, vorrei farvi le mie scuse per il comportamento di stamane. Hai perso. Hai davvero una fortuna sfacciata. Ascoltatemi, sono venuto qua giù solo per farvi le mie scuse. E voi mi insolentite. Non amo essere insolentito. Dite sul serio? Non crediate di essere divertente. Prima mi avete coperto di infamie solo per mettervi in mostra e adesso venite qui. Perché? Forse perché vi preme sapere se il capitano Paul Greenley, prima di morire, non ci abbia per caso confessato qualche terribile segreto? L'Inghilterra non tratta sporchi traffici, signor Tarriton. Invece certi figli di papà americani considerano la tratta degli schiavi un commercio normale. Prima o poi vi arresteranno, ma non è compito mio darvi la caccia. Un anno su una nave negriera vi gioverebbe, col tanfo che sale dal ponte degli schiavi e la sporcizia e lo sconcio in cui vengono lasciati quei poveri esseri. E volete saperne un'altra? I loro occhi si ammalano e diventano ciechi. Il fondo dell'oceano è tappezzato dalle ossa degli schiavi ed ora il signor Tarriton ci fa le sue scuse. Bene, è già la seconda scommessa che vinci, ma ce ne sarà una terza. Scommetto che tu non ricordi tutte le strofe. Hai già perso la scommessa, amico mio. Sweet dirty gaba, yodi yodi yo. She married a barber, yodi yodi yo. Sweet Gertie Garber married a barber, but she'll be at the harbor, yodi yodi yo. But she'll be at the harbor, yodi yodi yo. But she'll be at the harbor, yodi yodi yo. Sì, grazie. Da quella parte.
capitano della Blackbird e il suo vice vengono con noi. Bene, signore. Classe superiore della bocconcina. Trattare con cautela. Stai. Sorellina. Oh. Margaret, l'ultima volta che ti ho vista eri splendida. Ora lo sai ancora di più. Oh, sciocco. Buon osservatore. Salve, Harry. Allora, tutto a posto? Sì, signore. Bentornato, signore. Via ora, andiamo. Da quanto risulta dai rapporti, la Blackbird era ricercata da tempo. Le mie congratulazioni, capitano. Era sempre riuscita a sfuggirci con destrezza. Era sfuggita sempre anche a noi, ma di notte si liberò del carico di schiavi e si fece catturare il mattino seguente. Vorreste farmi credere che la Blackbird si consegnò nelle vostre mani? Ci era ben nota la maggior parte della ciurma, come il signor Powdown, incalito schiavista, ma questo Taylor non lo conoscevo. Non è nuovo al commercio degli schiavi. Davvero? Lo scorso anno comandava la goletta Bennington in rotta da Boston con merci varie verso l'Africa occidentale. Me la ricordo, bruciò al largo di Lobos. I Lloyds protestarono e venne provato che quando bruciò doveva venire imbarcato un carico di schiavi. Bene, questo comprova che Taylor è un mercante di schiavi. Tuttavia, all'incirca 2 mesi dopo, un uomo che dalla descrizione sembra Taylor era ufficiale di ponte sull'Esmeralda e questa nave puntò verso riva in pieno giorno. Ciò permise a più di 1000 schiavi di fuggire. Vorreste per caso darmi a intendere che il capitano Taylor sta portando avanti una specie di guerra privata contro la tratta degli schiavi? Lo trovereste assurdo? Lo troverei alquanto misterioso. Ad ogni modo, vale la pena di investigare più a fondo. Hai visto quanti soldi? E siamo liberi. È la prima volta che mi pagano per farmi uscire da una prigione. Quando la nave ci ha catturato ero molto preoccupato. Forse tu non eri così in gamba come pensavo, ma ora è finita. Noi siamo qui e siamo ricchi come se avessimo consegnato l'intero carico a Savannah. Avevi proprio ragione tu, Nagin. Non si aspettavano che dicessimo la verità e perciò non ci hanno creduto. Diffida dei greci che portano regali. Quali greci? Beh, quelli dell'assedio di Troia. I greci lasciarono un grande cavallo di legno fuori le mura. E perché mai? È quello che si chiesero anche i troiani. Così portarono il cavallo in città, ma la notte i greci che vi erano nascosti saltarono fuori e Troia fu vinta. Ecco che fai di nuovo il sentimentale. Non mi interessano i cavalli, però potrei interessarmi ad una bella puledra. Non vorrai farci morire di sete? Oh no, signore. 2 bei boccali pieni. È la migliore birra di Liverpool. Ecco a voi, signori. Con questa ci si scalda anche il cuore. È un po' meglio dell'acqua di Sentina, eh? Già. Nel gioco degli scacchi, quando l'avversario avanza con una mossa di questo genere, potrebbe essere un errore o potrebbe essere una trappola. Ma non riesci a pensare ad altro. Guarda quella ragazza laggiù, con i capelli color del miele. Anche tu non pensi ad altro? Oggi ho sognato femmine da quando mi sono imbarcato. Non so come puoi parlare di scacchi in un momento simile. È un gioco splendido. Salve. Salve. C'è un signore di sopra che desidera vedervi. Sul serio? Vi faccio strada. Vorremmo festeggiare il felice ritorno. Verrebbe volentieri a brindare con me il mio amico. Ho idea che il vostro amico abbia altri piani.
Per di qua, venite. Chissà se lei sa giocare a scacchi. Venite avanti. Il mio nome è Woodley, signor Taylor. Barton Woodley, dei servizi segreti inglesi. Vi sono grato, signor Woodley, per avermi fatto uscire di prigione. Non c'è di che. Sedetevi, prego. No, grazie. Un brandy? Un sigaro? Grazie, no. Voi, Taylor, eravate ufficiale di bordo della Blackbird. È una domanda? Una constatazione. Signor Woodley, le vostre maniere sono quelle di un gentiluomo, ma i vostri metodi sono quelli usati da ogni poliziotto in ogni parte del mondo. Perdonatemi. Tenterò di cambiare atteggiamento. Penso sia meglio che arriviate al dunque. Per avventura ho udito la storia del capitano Martisel sulla Blackbird. La trovo molto interessante. Qualcuno a bordo o era incredibilmente stupido o desiderava che la nave venisse catturata. E voi non mi sembrate affatto stupido. Vi ho studiato attentamente in questi ultimi minuti e mi basta per giudicare un uomo. E avrete capito che non sono un ingenuo. Non ho alcuna intenzione di aiutarvi a incriminare me o i miei amici. Buongiorno, signore. È la vostra ultima parola? Che cosa cambierebbe? Andare in galera oggi oppure domani? Non voglio farmi sfuggire questa occasione. Potrebbe non presentarsi più. Forse mi sbaglierò, ma credo che voi siate l'uomo che stavo cercando. Volete seguirmi? Con o senza di loro? Noi soli, per di qua. Prego. Posso assicurarvi, signor Taylor, che siete il primo mercante di schiavi mai entrato in questa stanza. Su questa mappa è indicata la rotta di ogni nave vedetta inglese. E su questa scrivania arrivano i rapporti sulle navi negriere catturate o affondate e su ogni schiavista impiccato. Vi interessa? Ciò che vorrei sapere è perché continuate a considerarmi come un quacquero o un abolizionista. Non voglio sapere chi o che cosa siate, siete però il solo uomo a poter fare ciò che va fatto. Anche foste un ladro o un traditore o un farabutto, sareste sempre l'unico. Non mi riconosco in nessuna di queste categorie. Signor Taylor, sto per distruggere anni di lavoro e sto per coronarli con un grande successo. È un rischio che coinvolge non solo la mia carriera, ma tutta la polizia dell'impero inglese. Però accetto il rischio, perché spero di infliggere un colpo mortale al commercio degli schiavi. Le riconoscete, vero? Il libro di bordo e le carte della Blackbird. Che voi avete accuratamente evitato di distruggere. Fra queste carte c'è una lettera di istruzioni del capitano Granley per i suoi complici di Savannah. Vi sono le rotte segrete che ciascuna nave dovrebbe seguire durante i prossimi 3 mesi. Non credete che Granley avrebbe potuto consegnare questa lettera solo a voi prima di morire? E se voi la portaste fino a Savannah? Ci sarebbe una nave inglese in agguato per ogni nave di schiavisti. Precisamente. Vi interessa che ciò avvenga, signor Taylor? Enormemente. Grazie a Dio sono un uomo testardo. E anche voi. La vostra posizione vi offre la possibilità di falsificare questo documento?
Certo. Perché questa lettera parla di navi che lasceranno l'Africa durante i prossimi 3 mesi. Se risultasse per i prossimi 6 mesi, si catturerebbe ogni schiavista collegato a Granley. Perché non vi sedete, signor Taylor? Un sigaro? Chi è? Chi è? Sono io, apritemi. Avete con voi le carte della Blackbird? No, non le ho nemmeno sfiorate. Le avranno portate all'ammiragliato ed ora le staranno leggendo. Non preoccupatevi, non ci può essere nulla nelle carte di Granley che possa implicarvi. Ma caro amico mio, noi siamo soci. La vostra disgrazia è anche la mia. Già. Quando potrò partire per l'America? L'America? Sì, America. Ecco, io credo che ci sia una nave passeggeri che parte all'alba. Ma temete forse che possano arrestarvi? C'è qualcosa che mi interessa di più adesso. In un giro simile abbiamo sprecato il nostro tempo per un servizio di informazione che ci rendeva ben poco. Ma adesso abbiamo perso anche quello, con la morte di Granley. Sì, ma il suo giro d'affari può continuare. Se io giungo a Savannah con la notizia della sua morte, non vi rendete conto che potrei prendere in mano il controllo di tutto prima della concorrenza? Sarebbe un affare colossale. È una nave abbastanza veloce? Beh, è la William Brown. Credo sia la nave passeggeri più veloce che attraversi l'Atlantico. Davvero? Certo. Acquistatela stanotte. Che cosa? Acquistatela stanotte. E state tranquillo. Fate solo in modo che mi venga consegnata quando approderemo a Filadelfia. Sì, sì, bene. Punteremo prima a Savannah, poi sulla costa degli schiavi subito dopo. Diventeremo milionari. Come vi sentireste con le tasche piene? Molto, molto bene, credo. Allora datevi da fare, ci vediamo ai docks. Bene. Il vostro biglietto, signore, la nave salperà all'alba. Potreste dire al vostro amico di unirsi a voi? Grazie, mi piacerebbe. Sì, è un'ottima idea. È già conosciuto nell'ambiente come schiavista. E finché non compirete la missione, anche voi apparirete tale. Ho capito. Che Dio vi accompagni. Grazie. Che fine ha fatto il mio amico? E come posso saperlo? Era seduto laggiù con una bella ragazza bruna. Ah, quello? Sì, è uscito con la ragazza. Dove è andato? Non saprei. Voleva ritrovare voi. Ancora due. Dove credete che sia andato? Ah, ora ricordo, non stava cercandovi, ma cercava un'altra ragazza per voi. È molto importante. E quando torna, ditegli di aspettarmi. Salperò per l'America all'alba. America? Sì. È tornato il mio amico? Sì, signore. 28, 29, 30... E allora dov'è? È andato via di nuovo. 31, 32... Ma gli avete detto che sarei andato in America? Sì, gliel'ho detto. Che ha risposto? Ha detto che se voi andavate in America, lui sarebbe andato in Perù. 33, 34, 35, 36, 37, 38... 30... Posso avere un foglio di carta? Sì, certamente. La penna? Grazie. Caro. No. Paola, ti ho cercato dappertutto, ma non posso perdere quella nave. Dovunque tu vada, lascia qui un messaggio. Chissà, forse un giorno ci rincontreremo. Arrivederci. Nagin. Potete darglielo al suo ritorno, per favore? D'accordo.
patate, sale, coltello, forchetta, cucchiaio, tè, prosciutto. Va bene, mettete pure via. Grazie. Le vostre carte, prego. Grazie, signore. Prego, signore. Andiamo. Buon viaggio, buon viaggio. Addio, fate buon viaggio. Harry. Signorina, Walter Raleigh offrì solo il suo mantello. Questo è il mio guardaroba completo. Insomma, signore. Mi dispiace. Aspettate un momento, per favore. Volete spostare da lì quell'oggetto? Mi dispiace, io volevo solo aiutarvi a scendere, ma... La mia scarpa. Ah. Posso fare da sola. La cabina del signor Territon è in fondo a destra. Grazie. Oh, Margaret! Stanley! Non devi fare questo. Non so di cosa tu stia parlando. Me l'ha detto Harry. Non voglio che tu vada in America, Stanley. Non voglio che butti tutto all'aria. Signorina Territon, sono Picora, un amico di vostro fratello. Il signor Territon non ha preso nessuna decisione avventata. Deve compiere un'importante missione. Mi auguro che il vostro cocchiere non ne abbia parlato in presenza dei vostri ospiti. Lo ha riferito solo a me. Stanley, cosa significa? Perché devi andare in America? Ti ha già risposto, signor Picora. L'ordine era di partire immediatamente. Non ho avuto il tempo di spiegarti... Scusatemi, credo sia meglio che restiate qualche minuto soli. Buonanotte, signorina Territon. Buonanotte. Ah, ecco... Le mie scuse, signorina Territon, ma gli ordini superiori devono rimanere segreti. Ricordatelo. Scusami. Dovrete portarla in America con voi. Ma come diavolo posso fare? Non deve scendere da questa nave, è una donna, parlerebbe. E come sistemiamo il cocchiere? Mi occuperò io di lui. Picora e Territon. Buona fortuna, ragazzo mio. Apple, yo-de-yo-de-yo, with cheeks like an apple, yo-de-yo-de-yo. Sweet Susie Sapple, with cheeks like an apple, so you are hiding from me, yo-de-yo-de-yo. Pagami, uno per me, amico. Nagin, detesto l'acqua. Thank you.
sono balene, sono delfini. Le balene! Ho visto le balene, papà, l'intero oceano è pieno di balene. Ascolta. È la musica che piaceva alla mamma. Sì, è proprio quella. Se continuate così, lo rovinerete. Oh, dite. Ma perché non lasciate che il fango si asciughi? E poi sarà sufficiente una spazzolata. Davvero? Credete che lo abbia rovinato? No, no. Però ora sarebbe meglio lavare il vestito. E così rovinate la sete. Ma voi siete una vera esperta. Per forza, sapete, io sono guardarobiera. O meglio, lo ero. Ah. Oh, forse avrei dovuto dirvelo prima che vi sistemassero qui. Anzi, al contrario, siete stata gentile ad accettare. Sono così contenta di essere in compagnia. Temevo che sarei rimasta sola. Vorrei potermi occupare del vostro vestito. Su, indossatene un altro. Ah, purtroppo non ne ho un altro. Sarò costretta a fare tutto il viaggio così. No, questo non lo permetterò mai. Ho un bel po' di vestiti con me, un regalo della mia signora. Ne cercheremo uno di vostro gusto. Ma io... Naturalmente, se non vi dispiace. Dispiacermi, ve ne sarò grata. Anche la vostra padrona è sulla nave? No, no, sono qui da sola. Forse non avrei dovuto lasciare un posto così buono per andare in una terra straniera. Io non avrei mai lasciato l'Inghilterra se non fosse per mia figlia. Avete una figlia? No, non ancora. Ma ne avrò una un giorno e... e quando l'avrò e crescerà, non voglio che diventi anche lei guardarobiera. Ma non c'è niente di male. Sapete, mia nonna era guardarobiera e poi lo divenne anche mia madre e poi toccò a me. Così vanno le cose in Inghilterra. Sarà giusto per la maggior parte della gente, perfino per me, ma non per mia figlia. Pensate che sia un po' pazzerella? Trovo che siate molto saggia. Molto veloce per essere una nave così grande. È la più veloce di questi mari, signore. E ditemi, quanto è più veloce confrontata con una vedetta inglese? Potrebbe avere un carico tre volte superiore e distanziarlo ugualmente, signore. Addirittura? Ah. Ah. Ecco, ora ci sono, ecco cosa mi suggerisce. Un aquilotto che sbatte le ali e grida con tutte le sue forze. E sai che dice? No. Dice, signori, io sono la libertà. Sai che significa? Non lo so. Ah, sei un gran testone. Sarò un gran testone, ma io vedo soltanto una bandiera. Il mio è un modo di dire. Il suo significato è la lealtà, qualcosa che è dentro di noi e che ci ispira. Che ci ispira? Per fare cosa? Hai mai seguito una banda con gli ottoni che suonano e le bandiere al vento? No, mai. Lo immaginavo. Allora vediamo. Tu sai che cos'è un girasole, vero? Certo, ne avevamo uno in cortile. Non hai notato il modo in cui segue il sole? Mm-hmm. Gira così e guarda sempre in su. Questa è lealtà. Lealtà perché il sole gli dà la ragione di vivere, lo riscalda e lo fa crescere. E lui lo sente in ogni sua fibra, mi segui? No. E da come spieghi le cose, io non ti capirò mai. Sembra che tu stia facendo di nuovo il sentimentale. Andiamo giù, ho bisogno di bere. E forse dopo riuscirò a capirti. Muoviti. Roba di classe, un bocconcino. Sfodera le tue arti migliori. Ah, no. Non con lei.
Allora? Signori, non sono in vena di scherzare oggi. Avanti, lasciate stare il peso. Non hai sentito? Lascia quel peso. Non mi piace il modo in cui l'ha detto. Come? Occorre forse un modo speciale per dirvelo. Avanti, viti, allò, allò, lasciatelo. Continua a non piacermi il modo in cui lo dice. Non gli piace il modo in cui lo dite. Non potreste usare un tono diverso, magari aggiungere un per favore o qualcosa del genere? Imbecille. Che ha detto? Non ha importanza. C'è gente che ama fare la voce grossa, ma alla fine sa solo infilare dei lunghi aghi in sacchi inermi. Ma ora basta. Forse, signori, non sapete con chi state parlando. Ho tagliato le orecchie a parecchi individui per molto meno. Io sono Gaston de Bastonnet. Il Gaston de Bastonnet. Uno strano titolo, mio irruente amico. Titolo? Quale titolo? Il. Il? Il de Bastonnet. E non... Signore de Bastonnet, né conte, né duca, né marchese, né sir de Bastonnet. Solo I.L. En garde! Un'altra volta, adesso abbiamo da fare, signori. Sacrebleu, tonnerre, cochon, le diable, zut! Mi dispiace tanto. Stavo provando un trucco e le carte mi sono sfuggite di mano. Solo un minuto, per favore. Il vostro abito le sta rastrellando tutte. Oh, scusatemi. Vi ho già raccontato quando clandestino mi imbarcai su una nave carica di sete? E come avreste potuto? Non vi ho mai incontrato prima. Ah, guardate. Siete proprio voi. Lo dice questa carta. Quella che ho raccolto sul pavimento. Ma sicuro. Certo che vi ho già incontrata. Non ricordate? Vi ho già vista... Sulla nave, intendete? No, signore, in cielo. In cielo? Un anno fa, due anni fa, 20, 30, 40. Che differenza fa? Conoscete questa poesia? Quale poesia? L'alba si levò come anima in pena. Aveva pianto la notte. La notte? Ad ogni modo, voi eravate là. In cielo, volete dire? Sì, alle porte del paradiso. Ed eravate bella come il sole. E in un attimo non vi furono più né problemi né lacrime. E tutti mi chiamano Pauda. Vi suggerisce per caso qualcosa? Sì, certo. Che volete sapere il mio nome? Via, sediamoci. Ma non avevate paura ad affrontarli da solo tutti insieme? Paura io? Avevo la mia spada e alla fine erano soltanto in 10. Sbucavano dappertutto, dai canneti, dalla palude. Avevano dei pugnali lunghi quanti il mio braccio. E allora cosa feci? Lo volete sapere? Vi faccio vedere. Mi misi in piedi con la schiena contro un albero e lanciai l'urlo di guerra più terribile che si fosse mai udito. Sta facendo caldo qui, non trovate? Andiamo sul ponte. Il cappello. Grazie. Voi. È tutto regolare. Ve lo posso garantire. Sono abbastanza grande per badare a me stessa. Oh, sì. Il mare non è poi così ostile quando lo si conosce. Mettete una mano là. Ora una mano qua. Ecco, siete a posto.
Ora ci siamo. Posso aiutarvi? Non mi serve il vostro aiuto, signore, per quello che sto per fare. Oh, in tal caso avete bisogno di me. Per favore. Mi sarete molto grata per quello che sto per fare per voi. Guardate, questo è Kali Saggi. Lo estraggono i giapponesi da alcune radici. E da un sacco di altre cose. Vi prego, andate via. Ma è molto efficace. E sicuramente vi farà passare la nausea. Mi spiace, ma non ne voglio. Per favore. Ha solamente un difetto. Fa venire per un po' di singhiozzo. È passata? Oh, sì, io... Chiedo scusa. Cosa diavolo state facendo? Ah. Allora, come vanno i pollici? Meglio? Molto. E la vostra coscienza? Serena, direi. Vediamo un po', se ben ricordo l'ultima volta... Non credo sia il caso di parlarne. Perché no, tengo molto a mia sorella. Sorella? Stanley stava curando il mio mal di mare. E c'è riuscito. Kali Saggi, lo preparano gli indigeni. Ah, porcherie. Ascoltatemi bene, Taylor. State alla larga da noi. Siete il tipo di uomo Stanley, che non mi piace. Stava... Non mi interessa. Voglio solo dirti chi è. Un piccolo schiavista che se ne infischia di sapere quale opinione abbiano gli altri di lui. Oh, è l'uomo che... Sì, che penzolava appeso per i pollici. Statemi bene a sentire, Taylor. Io non voglio che un uomo come voi... Non voglio che un uomo come voi... Che un uomo quale voi pensate che io sia? Siete ugualmente insolenti in uniforme come... Senza! Indovina che ho appena visto sul ponte. Lo so già. E quel bel bocconcino che ti ha fatto girare la testa era con lui. Così sei già anche questo. Sì, è sua sorella. Allora faresti meglio a ricordarti di quello che mi dicesti circa quei greci e il loro cavallo di legno. Non so a che gioco stai giocando, ma per me è lo stesso. Qualunque cosa sia. Ascolta, c'è una cosa che potresti fare. Di che si tratta? Anzi, due. Stai seduto e resta calmo. Ti andrebbe anche se mi rigirassi i pollici. Avanti. Perdonate, signori. Io sono di nuovo venuto a chiedere scusa. Sono davvero spiacente, non intendevo offendervi. So che non abbiamo mai avuto incontri fortunati, ma non ci sono motivi per non essere... Per non essere amici. Vi dirò che l'idea non mi dispiace. Siamo entrambi diretti in America. Io ho pensato che forse potrei esservi di qualche aiuto. Avete perso la nave. E vedete, io... Ho delle ottime conoscenze a Savannah. Andate a Savannah? Non fate l'ingenuo. Sapete benissimo di cosa sto parlando. Voi eravate là quando Granley è morto, ma questo non vi servirà se pensate di... ostacolarmi, capito? Vi siete espresso chiaramente. Rifletteteci bene. Ne avete il tempo. Qualcosa non va, Nagi? Non ti sei mai comportato così prima d'ora. Stai male? Non hai digerito per caso? Niente di tutto ciò. Si tratta di una promessa. Che carina. Ti dispiace se metto questa? No, fai pure. Grazie. Dimmi,
Come faceva quella poesia che mi dicesti una volta? Quale poesia? Sì, diceva... L'alba si levò come... Ah, quella! Sì, già, proprio quella. Dimmi gli altri versi. L'alba si levò come un'anima in pena, aveva pianto l'intera notte. E una canzone d'amore portata dal vento... Perché? Perché? Ma non lo so, mi è solo tornata in mente. Chi è lei? Nagin, dovresti conoscerla. In tutta la mia vita io... L'alba si levò come anima in pena. L'ha trovata molto bella. E ha creduto che fosse tua. Ecco, vedi, io abbiamo parlato di così tante cose che... Trova meraviglioso che sia un mercante d'oltremare. Ha i capelli scuri, proprio come me. È un mercante d'oltremare da... Ha tantissime navi che trasportano cotone, rame e così tante altre cose che non ricordo più. Non avete dimenticato nulla quando me l'avete descritto. Capelli scuri, occhi neri, attraente, porta un orecchino. Non mi sembra un po' strano un mercante con l'orecchino? Oh, no, no, affatto. Ma ora vi spiegherò. Era l'anello nuziale di sua madre. Lui dice che quando si sposerà, quindi se... Trovasse la ragazza giusta? Qualcosa del genere. Oh, signorina Margaret, non sono mai stata così felice in vita mia. Deve essere meraviglioso essere così felice. Perché credere a quello che vi dicono gli altri? Non avete mai parlato con lui. Ma è uno schiavista, Babsy. Signorina Margaret, supponete che non lo sia. Non ve lo perdonereste mai. Non è così? Tornate subito nel fortino, ragazzi, disse Pete, l'esploratore. È pericoloso andare in quella foresta. Ci sono i Mox dappertutto. Armati e dipinti con i colori di guerra. E attaccheranno prima dell'alba. Proteggete le vostre mogli e i figli, uomini. Al lavoro, coraggio! Un cerbiatto stupito osservava da un picco, con occhi sbarrati, la battaglia e vide... Una carneficina. Carneficina. Vide la carneficina e udì gli indiani gridare sul finire del giorno. È giusto? Sicuro, è giusto. La conoscete tutta? Mm-hmm. Inizierò dal cerbiatto. Un cerbiatto stupito osservava da un picco, con occhi sbarrati, la battaglia. Vide la carneficina e udì gli indiani gridare sul finire del giorno. La terra si erse per baciare il sole. Scese la quiete sulla grande vallata e dei Mohawks non rimase nessuno. La storia termina qui. Non muovetevi. La luna sta proprio sopra di voi. Volevo ringraziarvi. Ringraziarmi perché? Per ciò che ho detto della luna? Della... No. No, per ciò che avete fatto oggi per me. E che cosa ho fatto per voi? Che cos'era? Il mal di mare. Siete stato davvero gentile. Per questo volevo ringraziarvi. E così, molte grazie. Ma perché fuggite? Vi pregherei di non seguirmi. Guardate che è molto grave, occorre che qualcuno si prenda cura di voi. Che cos'è grave? Ecco, questo... il mal di mare. Sapete che milioni di persone ne soffrono. E cosa succede? Che peggiorano. Oh sì, è così, potreste peggiorare. Potrei conoscere il vostro nome? Meglio di no. Bene, quelli che conosco io non soffrono mai mal di mare. Do loro il calissaggi e boom, passa tutto. E sapete dove lo prendo? Nel cuore profondo dell'Africa nera. E sapete dove lo rimedio? Lottando e facendomi strada attraverso la foresta. Per favore, io non vorrei... ho ancora finito. Io sono un uomo di poche parole. Non voglio sentirvi parlare così. Sono venuta per ringraziarvi di essere stato gentile con me. Ma voi state rovinando tutto, vi comportate come un bambino. Di quanti anni? Oh, volevo dire... Mi dispiace, io non volevo offendervi. Non intendevo... Il mio nome è Michael. Il mio Margaret. È una bella serata, vero? Sì, certo. Trovate?
Voglio confessarvelo perché è la sola cosa onesta che possa fare. Mi avete detto tutto di voi. Chi siete e che cosa fate? Un mercante d'oltremare. Qualcuno che significa qualcosa in questo mondo. Io non vi ho detto nulla. Chi sono e da dove vengo. Ma non dovete. Io lo so. Voi venite dal cielo. Siete stato molto carino e non lo dimenticherò mai. Ma ciò che non sapete, Pauda, è che io sono una guardarobiera. O meglio, lo ero. E sto andando in America solo per... Solo per... Mi dispiace tanto, Pauda. Vi ho mai parlato del girasole? Guarda sempre verso il sole. Proprio come io faccio con voi. Ma il sole non è nulla paragonato a voi. Voi siete più. Lo avevo messo con le spalle al muro quando scattò in un affondo tremendo verso di me, ma voi non conoscete Gaston de Bastoni e sapete cosa accadde? Voi non mi rendete nervoso, smettete di giocare, per favore. Allora, ascoltatemi. Scattai in un affondo. Signori, il capitano vorrebbe invitare alcuni amici. Non ditelo ad anima viva, ma voi siete tra i prescelti. Ma, capitano, veramente noi vorremmo... Non venire retta, capitano, è terribilmente timido e inoltre non... Venite anche voi, allora. Venite tutti, ci divertiremo. Andiamo. Andiamo. La spada e il fioretto sono lo scopo della mia vita. Spero che potete... Signori, ecco qui altri amici. Oh, bonsoir. Sedete accanto a vostro fratello, signorina Territon. Su, su, accomodatevi. Signorina, vorreste sedere di fronte al signor De Bastonet? E voi, signori, prendete posto, prego. Divertiamoci, mettetevi pure a vostro agio. Sedete. Sapete, amici, come capitano di questa nave, io dovrei rappresentare la legge. Ma pensate che questo sia... Ti prego, qualcosa per me, non rovinare una serata. Avevo preso 6 magnifiche forme di formaggio quando lasciai Liverpool, ma le hanno rubate. E così considerate ridicolo il fatto che io voglia insegnare a duellare? Ebbene, convincerei persino i creoli a risolvere le loro eterne dispute a colpi di spada. Ma non potrei in tal caso tornare a New Orleans, anche se voglio diventare un uomo ricco, perché lì il duello è considerato fuori legge, vero? A quanto pare chiunque vada in America vuole diventare ricco. È gratificante. A voi piace l'America? Gli stati a nord, malgrado la bella immagine che ha De Bastonet, non vi consiglio di andare al sud. Neanche a Savannah? Soprattutto non a Savannah. Meno, signori, non voglio contraddire il signor Taylor, ma davvero non sa quello che dice. Savannah è bella, naturalmente non è divina come New Orleans, ma parola d'onore è bella, davvero bellissima. Voi cosa ne pensate? Oh, si presenta come una città piacevole, ma non mi sento a mio agio lì. Io sono un romantico e amo la mia vecchia nave. Non mi va di ancorarla in un porto dove ci sono altre navi che puzzano di schiavismo. C'è gente che considera lo schiavismo un mestiere come un altro. Signor Taylor, sarebbe interessante ascoltare il punto di vista di uno che ne è coinvolto. Non considerate lo schiavismo un'occupazione criminale, vero? No, infatti. Però lo considero un lavoro sporco, almeno non adatto a un gentiluomo. E non è Savannah il luogo ideale dove portare una donna. Lo dite per esperienza personale, immagino. Naturalmente. No, aspetta. Voglio raccontare un fatto. Avevo un amico una volta, giovane e forse troppo inesperto, che commise l'errore di portare una donna, sua moglie, con sé in un viaggio d'affari un po' avventuroso in Africa occidentale. Non potete nemmeno immaginare gli orrori che vide la povera donna. Rimase talmente sconvolta da impazzire quando si avvide che ciò che bolliva in una pentola era una testa umana. Scusate, rimanete seduti, vi prego. Le donne sono impressionabili. Signorina Margaret, mi dispiace. Come potete essere amico signorina di un... Territon, Nagin, il signor Taylor, non aveva intenzione di... Non mi interessa. Vi ha solo detto che forse... Mio fratello aveva ragione. Nessuno, se non uno schiavista, avrebbe parlato a quel modo. Voi credete che sia uno schiavista? E vostro fratello non vi ha detto perché è a bordo di questa nave? Non voglio parlarne. Ma io sì, parlerò e voi mi ascolterete. Lui non è uno schiavista, non l'è mai stato. Ho mentito con Nagin perché non volevo si vergognasse di me. Io non sono un mercante d'oltremare, non lo sono mai stato. Sono io il mercante di schiavi, un uomo privo di scrupoli e senza...
Pensavo che un giorno avrei dimenticato il passato. Ma quando ho sentito insultare la sola persona che mi abbia detto qualcosa di gentile in tutta la mia vita, io non sono degno della vostra compagnia. Sono un miserabile. Non sono buono. Sono un niente. Gli ho persino rubato una sua poesia per dire che voi siete bella. Bepsy, è la prima volta che amo una ragazza così intensamente. Non mi importa di ciò che eravate. Perché avete mentito? Volete dire a tavola? Ecco, io... Pauda mi ha detto tutto. Pauda, sapete, parla troppo, lui... Volete rispondermi? Potrei farvi io una domanda? Certamente. Perché fate questo viaggio con vostro fratello? Oh, ma non c'è nulla di misterioso in questo. Mio fratello è dovuto partire improvvisamente per l'America. E... mi ha chiesto di accompagnarlo e io ho accettato. Non c'è niente di strano. Sono contenta di averlo fatto. Anch'io. Sicura che non state per commettere un errore? Non sono una bambina indifesa. Io vi ho aiutato una volta a scendere dalla carrozza, poi quando soffrivate il mal di mare. Vedete, in Cina un saggio mi disse, quando aiuti una persona per tre volte, diventa una della tua famiglia. Spero di farlo una terza volta. Cosa avete? Voglio ricordare il vostro volto. Se il destino ci fosse avverso, e a volte purtroppo può accadere, ricordate questo. Non vi è nulla che si possa fare per impedirlo, ma niente al mondo mi fermerà. Ricordatelo. Niente. Il papà ha detto che, dato che voi siete stato gentile con me per la poesia, intendo dire, ha detto che potevo regalarvi il mio carillon degli indiani se volevo. E io lo voglio. Suono una musica premendo un bottone. Quando si ricarica c'è un indiano che fa così, così e poi così. Scommetto che è una meraviglia, ma tu non devi regalarla a me. Tuo padre l'ha creata apposta per te, non è così? Oh, invece ve lo regalerò e voi lo terrete, perché come ho detto a papà, io penso che voi siete molto carino e se fossi più grande vi sposerei. Ora rimanete qui e al mio ritorno vi mostrerò come funziona. Mm-hmm. Guardate! Forza, uomini! Fate sgombrare il ponte! Svelti! Svelti! Tina! Tina! Aki! Chiude!
Prendete i boccaforti! Svelti! Uomini sul ponte, presto! Gli uomini sul ponte! Forza, gente! Forza! Forza, gente! Prendete quei sacchi! Fate una barricata! Presto! Vado presto! Forza! Forza, coraggio! Muovetevi! Bisogna far presto! Aiutatemi! Chiudete la porta. E mettetevi là. Non vi aspettavo così presto, ma meglio. Da chi avete avuto questa? L'avete letta, quindi non l'immaginate? L'ho letta, avete ragione. Un'idea brillante, consegnare le navi che trasportano schiavi in pasto alle golette inglesi. Una mossa intelligente, ma non funzionerà. No? Uno solo di noi arriverà in America. E non sarete certo voi. Avanti! Poggiateli contro la paratia! Ehi tu! Fanne aggiungere degli altri! Il fuoco è vicino avanti! Agli esplosivi! Non posso portarvi entrambi, tornerò giù dopo. Pepsi! Pepsi! Felice. Davvero? Ti ho mai raccontato di quando facevi il pirata nei mari della Cina? I mari della Cina. Bepsi. Bepsi! Thank you.
riesco a trovarlo, non c'è in cabina. Ha preso la scialuppa! Non fatelo allontanare, prendiamo quella scialuppa! Presto, saltiamo giù! Colpirò il primo che proverà a saltare qui sopra! Non resterò qui a fare la fine dei topi! Se perdete la calma, farete rovesciare la scialuppa! Ha ragione, lasciate stare! Fermatevi tutti! Prendi la cima! Prendi i viveri che riesci a trovare. Vicino al boccaporto c'è un barile, prendilo! Quest'uomo è pericoloso. È pazzo! Se non lo fermeremo, non ci darà la possibilità di... Andiamo! Vi odierò per tutta la vita! Dov'è Bepsi? Sali sulla scialuppa. Non è il caso di preoccuparsi per me. Forza, sali! Nugget, ho appena scoperto il significato del girasole. Sai, lui sarà la nostra salvezza! Calma! Calma! Dio mio, è la fine!
lasciatelo! Solo così non entrerà acqua. Che cosa devo... Procura degli stracci! Tappate quei buchi! Aiutalo! Abbiamo bisogno di spazio! Gli uomini che non remano in acqua! In acqua, ho detto! Attaccatevi alle sponde! Tirate su quei remi! Presto! Presto! Non aggrappatevi! Lasciate quei remi! Non attaccatevi all'albero! Reggetevi alle sponde! Via! Via dall'albero, ho detto! Grande determinazione quest'uomo condusse quel fragile battello e i suoi occupanti in salvo. Poi andò a Savanna e portò a termine la sua missione. Quando decise di salvare la propria vita, lo fece solo per una causa molto importante. Più tardi, in questa stessa corte, ha rischiato di perdere molto di più della vita, ma non ha fatto il benché minimo tentativo per salvarsi. Chiedo perdono a questa corte per aver tenuto nascosto ciò che avrei dovuto rivelare prima, ma la natura di questa nostra impresa rendeva il segreto necessario fino al suo compimento. Ringrazio la corte per avermi ascoltato. E non c'è mano, tranne quella del mio sovrano, che io sia più onorato di stringere. A voi, Michael Taylor, ho l'onore di esprimere la gratitudine del mio paese. Sarete lieto di sapere che, grazie alla vostra opera, il commercio di schiavi africani ha subito una serie di colpi dai quali si deve ancora riprendere. Se la corte lo permette, il governo chiede di riunire il consiglio per la difesa affinché sia garantito al prigioniero un nuovo processo. La mozione è accolta. Il prigioniero venga affidato in custodia allo sceriffo.